città di Fano festeggia con orgoglio uno degli artisti più eclettici del panorama della musica classica internazionale. Violista, arpista, direttore e attore, Noris Borgogelli è appena rientrato dall'Ungheria, terzo classificato all'International Ferenczi Competition, concorso per direttori d'orchestra, che si è svolto dal 3 al 10 settembre a Szeged, in Ungheria. Dopo essere stato selezionato in video su 530 candidati provenienti da tutto il mondo, Borgogelli ha passato il primo turno con la Sinfonia al Barbiere di Siviglia di Giacomo Rossini, per poi accedere alla seconda prova con Prelude à la Prémédie d'un Feune di Debussy, superata a sua volta con il primo movimento dalla Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky. Cosa l'ha spinto a partecipare al concorso ungherese internazionale Ferenczi? Sicuramente il piacere di tornare in Ungheria, dove avevo fatto già un concorso nel 2015, e poi perché c'era anche un premio molto interessante, almeno il primo premio, uno ci spera sempre, insomma 6 concerti, 2 in Inghilterra, 1 in Germania, 2 in Ungheria e 1 in Romania. Non ho vinto il primo premio, ma un bel terzo posto, e soprattutto bisogna segnalare che il primo premio non è stato assegnato, quindi il secondo e il terzo premio, insomma, acquisiscono un valore diverso. Oltre che a un'esperienza musicale, sarà stata anche un'esperienza emotiva molto importante. Certo, in questi concorsi innanzitutto sono meravigliosi perché sono internazionali, sono stati visionati dei video prima per essere selezionati da 61 paesi di tutto il mondo, più di 500 persone, 530 credo candidati, e sono stati scelti 100 invitati a Szeged in Ungheria. È stato, no, umanamente un'esperienza molto bella ed edificante, come sempre, molto impegnativa, perché per me è stata lunga anche l'attesa, perché prima hanno dovuto audire tutti i 100 concorrenti, io sono stato nella mattina del primo turno, quindi ho dovuto attendere 5 giorni, ma mi sono tornati comodi perché ho tenuto sotto mano Debussy, Tchaikovsky, sperando di arrivare in fondo, e mi è servito perché ho preparato molto bene il primo movimento. Domenica scorsa la finale con i 4 candidati, Messico, Italia, Belgio, Olanda, dove il maestro Borgogelli ha diretto il primo movimento dal concerto per orchestra di Béla Bartók, prova con la quale si è aggiudicato come terzo classificato la direzione della Craiova Oltenia Philharmonic Orchestra. Con grande gioia mi hanno selezionato per la finale e ho portato proprio un brano del più grande compositore ungherese del Novecento, il primo movimento dal concerto per orchestra. E in un primo momento avevo anche sbagliato, perché preso dall'entusiasmo di partecipare a questo concorso, nel programma avevo letto primo e quinto movimento dal concerto per orchestra di Bartók, e io scelsi il quinto. Il giorno della mia prima prova, il 3 settembre, dopo aver fatto la mia esecuzione con l'orchestra, parlando con un altro concorrente, vengo a sapere che non c'era in programma il quinto movimento, ma il quarto. E dico: come? Ma siete sicuri? Mi sono riguardato il programma ed era così. Quindi cosa ho fatto? Come un pazzo mi sono messo a studiare. Il pezzo lo conoscevo, ma come direttore d'orchestra è il primo movimento. Quindi ho diversi giorni, speriamo di passare i prossimi turni, e mi sono richiuso in clausura nell'appartamento e ho studiato tutto il primo movimento di musica non facile del concerto per orchestra di Béla Bartók. La prima cosa che farò con l'Orchestra Sinfonica Rossini, 3 giorni, andiamo in Svizzera in una rassegna molto importante per le settimane musicali di Ascona. A Locarno porteremo un nostro cavallo di battaglia, mio cavallo di battaglia, Pirene il Lupo di Sergei Prokofiev. Con questa vittoria Noris Borgogelli è riuscito a tradurre la musica in gesti, parole e suoni, dimostrando la sua personalissima cifra stilistica, lieve come un sorriso e densa come la ricerca della verità.